tavolo sull'energia, cose da non credere, questa iniziativa organizzata dall'Unione Nazionale Consumatori. E il tema dell'energia è sempre più al centro delle problematiche dei consumatori. Secondo lei qual è la strada da seguire per avere un consumatore consapevole? Ma certamente l'energia è uno dei settori che sfida di più la necessità di rendere consapevole al massimo il consumatore, perché è un settore fatto di prodotti e servizi per se stessi complicati e quindi più che mai è necessario investire nella costruzione di sempre maggior consapevolezza.